Sindaco, quanto quella tragedia segnò la comunità Silvarola? Quel giorno ci fu veramente una tragedia che ha segnato la città di Silvi, soprattutto per la scomparsa di 11 membri della banda musicale della città di Silvi. Fu proprio quel 30 agosto del 1922, una ricorrenza, oggi ci sono i 100 anni di ricorrenza a cui noi vogliamo omaggiare, un ricordo che è importante non solo per l'intera comunità ma per tutti quelli che danno il loro contributo con la musica a rappresentare le nostre città. Oggi lo omaggiamo non solo con la deposizione della corona ma soprattutto con la Santa Messa a cui parteciperà il Vescovo di Teramo Leuzzi e poi con il concerto della fanfara della Polizia di Stato sul Belvedere di Silvi Alta. Dunque sarà una giornata di forti emozioni e soprattutto di ricordo per questa immane tragedia. Noi fa piacere che ci sia persone che magari promuovono questo tipo di attività di ricordo storico, perché per noi di Silvaroli, cioè questo è un incidente di natura epocale, insomma. Cioè, avere 43 persone su un camion di cui 11 morti, insomma, così significativo. Sindaco, dai racconti di questo evento apprendiamo che Chieti è stata molto solidale verso il popolo silvarolo. Sottolineo in questo caso la nostra anima, l'anima della nostra città, solidale e inclusiva, come in quell'evento, anche nella celebrazione di oggi, a fianco sia del mio collega sindaco Andrea Scordella che dell'intera città di Silvi.